Si svolgerà domani alle 9 presso la sala dell'Azione Cattolica Don Pietro Franco, situata in via Duomo a Tavoianova, la conferenza stampa indetta dal gruppo politico a testa alta, durante la quale verranno illustrati i termini della querela nei confronti di Michele Gullace, affinché vengano accertati sia in sede penale che civilistica, si legge in una nota diramata dal gruppo politico, eventuali responsabilità a seguito delle dichiarazioni rese dallo stesso durante l'incontro pubblico tenuto la scorsa domenica. Interverranno, si legge ancora, l'assessore comunale di Tavoianova Luigi Mamone, il consigliere comunale Francesco De Marco, il segretario della CGIL Sanità Franco Lo Schiavo e l'avvocato Antonino Napoli. La polemica è divampata dopo che l'esponente politico taurianovese Michele Gullace, candidato a sindaco lo scorso autunno con la lista Liberi di Ricominciare Tavoianova Anno Zero, che ha accusato pesantemente il sindaco Fabio Scionti sul concorso per i vigili, gli incarichi presso l'ente e le accuse di presunta mafiosità alla lista di A Testa Alta di Tavoianova. Gullace, nella conferenza stampa, aveva chiesto le dimissioni della giunta Scionti. O si dimettono, aveva tonato, o chiederemo una commissione d'accesso. Ora arriva la conferenza stampa degli esponenti politici di A Testa Alta, che si preannuncia infuocata.